Lo sviluppo dell'e-commerce in Italia del 2008 è stato significativo ed è stato controtendenza rispetto alla crisi. La percentuale è di circa il 30% e il rapporto annuale che noi facciamo come Casaleggio Associati sull'e-commerce, che registra queste cifre, su una base di circa 2.700 aziende del settore. Complessivamente abbiamo avuto circa 252 miliardi di euro, quindi il nostro mercato, pur essendo in crescita, pur essendo confrontante rispetto alla crisi, è comunque un mercato abbastanza piccolo. Il turismo ha rappresentato nello scorso anno circa il 50% del fatturato, con una forte crescita del settore del tempo libero, in cui hanno fatto un grande balzo in avanti le scommesse online. Successivamente a questo settore ci sono l'elettronica di consumo e le assicurazioni che seguono con circa il 20%. Le tendenze dell'e-commerce in realtà sono esattamente secondarie alle tendenze di internet, e internet nell'ultimo anno, quello che è passato, si è mosso soprattutto nell'ambito dello sviluppo dei social media, quindi aree in cui le persone possono interagire tra loro, scambiarsi informazioni, definire anche una propria posizione nei confronti di prodotti, di brand o di servizi. Quindi il fatto di essere sempre più vicini a questi social media e in qualche occasione anche crearne di proprio, patrocinare dei social media che discutano di un certo tema, che può essere il mutuo oppure il pannolino dei bambini, questo è una delle tendenze emergenti. Un'altra tendenza che sconvolgerà probabilmente il mondo dell'e-commerce in senso positivo nei prossimi anni, e che sta diventando sempre più importante negli Stati Uniti, è quello dell'internet mobile, quindi della possibilità di acquistare ovunque sia attraverso dei device che non sono cellulare attuale, ma saranno sempre più l'iPhone, il G-Phone, l'attuale BlackBerry, con una connessione alla rete e a servizi studiati per la mobilità, cioè per la posizione in cui la persona si trova in quel momento, legati anche all'acquisto. La crisi economica ha colpito in parte l'e-commerce in Italia nel 2008, in quanto l'anno precedente la crescita era stata sempre a due cifre, però del 40%. E quindi c'è stata una controtendenza rispetto alla crisi, ma comunque anche l'e-commerce in parte ha avvertito la crisi. Uno degli effetti che la crisi sta avendo nell'ambito dell'e-commerce è quello di far riflettere le aziende produttrici che l'e-commerce è comunque un'opportunità, e questa opportunità va colta il più presto possibile. Quindi noi avremo nel 2009 molte aziende che si occupano oggi soprattutto di produzione, che si occuperanno anche di distribuzione attraverso la rete. Il 2009 per gli operatori dell'e-commerce si presenta un anno difficile, ma sicuramente un anno che dovrebbe rispecchiare una crescita a due cifre, probabilmente simile a quella del 2008, quindi intorno al 30%. In termini più generali, l'e-commerce crescerà soprattutto in Asia e nei paesi del nord Europa, confermerà la propria crescita, che è quella attuale molto spinta. Parliamo dell'Italia invece come opportunità di crescita maggiore, come potrebbero essere colte, eliminando alcuni fattori strutturali e legislativi. In particolare mi riferisco alla legge che oggi vincola fortemente la diffusione del Wi-Fi e alla diffusione ancora parziale della DSL sul territorio nazionale. In alcuni casi poi ci sono anche problemi legati alla logistica, quindi al costo logistico superiore in Italia rispetto a quelli di altri paesi. In ogni caso, pur con queste limitazioni, che spero verranno rimosse quanto prima, noi stiamo parlando di un settore che in un momento di grave crisi, comparata da molti a quella del 29, è un settore che sta crescendo a due cifre e che crescerà probabilmente a due cifre anche quest'anno, e nel 29 non credo ci siano stati segmenti o settori economici che siano cresciuti a due cifre. Thank you.